La cosa che ci ha colpito fin da subito ovviamente è come è organizzata la città, una città che dipende tantissimo dal commercio mondiale, comunità comunque di pescatori e un'interazione anche con l'ambiente un po' particolare, un po' rispettosa, dove infatti abbiamo visto comunque queste comunità si passava dal centro appunto di questa cittadina, comunque grossa, abbastanza popolata, perché comunque fa quasi 50.000 abitanti, si passa dall'estremo russo al nulla cosmico, dove quasi si faceva caffè dalla popolazione in quelle zone. Ma la cosa che ci ha sempre impressionato è la quantità di rifiuti presenti ovviamente lungo tutto la città, con questo canale che è una taglia proprio la cittadina, che divide la parte che è un po' più ricca da quella invece un po' più povera, quindi quella è vuota e quella più povera, con dove tutti gli scarichi delle case entrano in questo canale e che vanno poi ovviamente nella via. Quindi poi proseguendo, scendendo verso questo fiumiciattolo, si arrivava nel navio, che come vedete è questo, e qui quando sono arrivato era molto basso. In alcuni punti, durante la stagione di piena, sale di quasi 15 metri, quindi andando poi a vedere tutto quello che c'è attorno. E infatti, molte case sono ospite, sono galleggiate come il mondo, quindi comunità di pescatori, dove avvengono proprio anche commerci sulle barche. Questi ambienti molto strani, dove la cosa che lascia fare di più è vedere i pescatori con questi motori da motorino riciclato per andare avanti la barca, con le reti incastrate che si ferma, scende mentre fanno tagliare le reti e il motore si porta quelle cose che a me fanno sempre un po' strano, perché a noi ci si sensibilizzano molto su ma guarda l'ambiente, non puntare su ciò che sono andato a rumore, e poi dice qua che dice scusa ma è qui? Cioè dov'è che stiamo? Non è che noi come europei o comunque come sì, americani, perché stiamo facendo questo per guardare quello che andrebbe realmente se non guardato, cioè con un impatto che viene maggiore, no? Ed è strano. Quindi poi, qui questo appunto è la foglia della città che è anche questa informazione che poi ti porta a Rio, e da qui invece poi, visto che comunque della fuori offre non riuscivamo ad avere delle controprove senza le casse che ci presentano, ti portano a pescare, avevamo paura di essere un po' trovati, comunque fregati fondamentalmente, no? Beh, andiamo in questa comunità di Lutos, che è appunto quello di Rio, che è un paio di ore di barca. Siamo arrivati in questa comunità, che appunto è molto più piccola, hanno un quartiere di, se non ricordo male, un 6.000 indos, una cittadina stupenda, tranquillissima, molto pulita e con tutta plasticata di questo sasso arancione, e che porta appunto in giungla, dove Lutos qui è una comunità che è tutta privata e loro possono fare quello che vogliono. Qui abbiamo iniziato invece ad approfondire un po' quello che era l'interesse che mette a quali offre il nostro. Abbiamo trovato José, un signore che lavoro fa il pescatore, e ci ha portato in giro a pescare proprio sul rio. In questo caso la pesca è quella paraia, quindi questa rete dell'arancio, che è stata anche ieri in realtà, che lanciando la pesca noi si pescava un po' di tutto. Uno dei momenti particolari che abbiamo trovato è questa sopra, che non mi ricordo la specie. Abbiamo trovato però tantissimi pesci poi di interesse, ovviamente, a poi ovvio che abbiamo appunto piranha, diversi blepo, tutti animali che vengono comunemente mangiati, che mangiamo anche noi quotidianamente, perché appunto la popolazione locale, soprattutto grazie a coltivo, colture in terra, ovviamente, e era spento? Vai. E dove poi appunto abbiamo trovato anche tante altre nel di specie classiche appunto da acquariofili, come esempio i vari idrolipus che sono vampiro, pesci da cattivissimo, bruttissimo, o anche le varie vampiro, tutti i pesci da comunemente mangiati.
falso fondo in cui l'acqua sembra fonda a questi 20-30 cm, poi la taccia un dentro dentro, mi ha steso imparato che era ben più profonda, perché c'è tipo qua non è. Ho fatto tutti i fogli secchi, non arriva praticamente luce solare che mette sul posto d'acqua, sono qualche spiraglio, ed è interessantissimo infatti per vedere come quello che noi ci immaginiamo, come l'ambiente acquario, tropicale, quello che è, in realtà è tutto diverso, non ci sono piante, ci sono tantissimo detriti vegetali, quantità di letto di foglie. E che poi cambia tantissimo in realtà quando è piena, perché quello che stessa zona è, dove vado io. Tutte queste affossamenti del fosso, delle quebradas, come le chiamano lì, poi in realtà si alza il fiume e vengono inondate queste. A quello che non so, quindi dà spazi ai pesci di andare a colonizzare aree prima non colonizzate, di trovare cibo che prima non c'era, ovviamente, e di riuscire quindi ad avere anche molto più spazio, molto più anche nutrimento dovuto appunto a questa anche fogliata che cresce, alcuni giorni piante, eccetera, crescono nel terreno che poi viene coperto, c'è anche dell'acqua, mette le specie nuove, ma non riesce a farlo. Questo è sempre un altro ambiente, per vedere comunque dove in realtà l'acqua scorre molto bene. Qui avevo chiesto appunto di andare prima come fosse la tonalità, proprio perché a me è capitato di vedere questo ambiente molto comunque torbido, ricco proprio di sali, che è un po' particolare, un po' strano da osservare, dove qui dietro, quando scendeva l'acqua, c'era tutta un'ansa, che prendeva un giro strano, e poi l'acqua qua scendeva dai monti poco più dietro, molto più dietro, molto più dietro. Ecco, questi sono tutti gli ambienti che possiamo vedere, non si vede purtroppo benissimo col proiettore, ma c'è una quantità di vegetazione che fa veramente impressione, e la cosa che a me ha sempre colpito tantissimo è che in un metro quadro abbiamo visto 5, 6, a volte anche più di 10 specie diverse di animali, in posti che sembrano veramente piccolissimi a livello proprio di ambiente di interazione che possono avere, quindi anche da pensare come il caldo del fiume possa andare a mettere in condizione in maniera veramente drastica tantissime specie che poi riesplodono quando il fiume si riempie. La selva. Questi sono alcuni dei pesci che in realtà abbiamo pescato. Pesce accetto. Le carangelle è più facile da pescare perché viene in salto. Ne abbiamo trovato anche uno di macrobrachio che ci ha stupito anche noi tantissimo trovare in un ambiente comunque poverissimo, in realtà appunto di conducibilità bassissima. Il bianco era sopra il 7, però la conducibilità era praticamente assente. E purtroppo appunto ci ha stupito tantissimo vedere gli invertebrati, ovviamente anche nel nostro bravo di prima, ma la cosa che a me ha stupito tantissimo, conosciamoci un po' troppo pescare perché è molto complicata con i mezzi, come vedete, affazzolati di andare, e di Coridoras che vedevamo nuotare nel fondo del fiume, che è un peccato non riuscire a pescare per classificarli perché erano, sai, sulla pellina e portare a casa. Tutti questi animali qua che noi li abbiamo pescati, non abbiamo fatto la classica cosa che dai, li abbiamo liberati, ma li abbiamo tutti uccisi per analizzarli, avevamo fatto il microscopio fare analisi parassitologiche per capire cosa possono avere in questi momenti i pesci, e abbiamo trovato diversi appunto parassiti che però Matteo ha chiesto di aspettare di allungarli perché scende appunto a maggio e voleva fare una cosa proprio completa. Comunque la cosa bella è che oltre a questo abbiamo trovato anche diversi pesci matita classici appunto dello Stomus, che sono un bellissimo in natura, e altre specie di caracidi che anche con le foto fatte bene eccetera, anche con le Lorenzo abbiamo fatto la cosa per classificare di comunità locale è tutto tetra, cioè tetra è qualsiasi cosa, quindi vabbè, è un buon peccato. E, a quanto pare ho finito. Perché? Non va più.
anche lui non interessa. L'ornamentale non interessa, non viene pescato in queste zone, mi raccontava che poi aveva un aggancio di una persona che fa la impostatrice. E lei praticamente raccoglie diversi pescatori e poi manda statue che manda a portare. E lei ci diceva che qua non hanno pescatori perché è molto più difficile, diceva lei, pescare qua, è più facile fare un Kitos che ha 11 ore di barca. C'è un altro motivo. Per lungo tempo in quella zona, adesso è vietatissimo, usavano i delfini morti affondandoli come esca per dei pesci gatto che si nutrono di carogne. Adesso è vietata la pesca e il commercio di quel tipo di pesce gatto proprio per evitare l'abbattimento dei delfini. Altra nota sull'ornamentale. Come tu sai, c'è Tabatinga, prima ne parlavamo, che è un'unica città con un confine fatto con le transenne. Letizia, ricchissima, ti dicevo a lui, con profumerie con 7 commesse in divisa e negozi di elettronica, e lì c'è solo una cosa che rende tanto, in Colombia. Tabatinga, città brasiliana povera di passaggio. Il Brasile è molto più restrittivo sul commercio dei pesci ornamentali. Farli passare in Colombia, basta caricarli su una nave. Io ho visto qualche roba sequestrata che è rimasta a Tabatinga e veniva affidata a un mio amico che sta lì. Però facevano tutta fine perché notavo in Ostagno. Da lì passava in Colombia, passa in Colombia, va a Bogotà e Bogotà è molto più permissiva. Quindi tanti pesci. Ma, cioè lì ci sono tre frontiere, come diceva lui, Colombia, Perù e Brasile, e lì la cosa più leggera che passa è la cocaina, cioè lì c'è traffico di armi, di persone anche a pezzi, cioè il colombiano che vuole un cuore lo trova. La cosa che ho visto è che al di là del Perù c'è l'isola del Rosario, Santa Rosa, è Perù quello. No, ma è incredibile. Io lì ci sono stato parecchio tempo, quindi vieni a conoscenza di cose. Come? Cioè, loro appuntano come se fosse normale. Sì, sì, sì. E la cosa che poi ho visto, come ci tipici per Brasile, li portano lì a Punta di Vista e da lì vanno su in con le lance, che salgono i fiumi, poi arrivano a Bogotà di straforo, cambiano il nome. Ma a Bogotà, guarda, una volta che arrivano all'aeroporto di Letizia, vengono ripacchettati e spediti con l'aereo su Bogotà, 2 ore di volo, stanno a Bogotà, e da Bogotà partono. Hanno iniziato soltanto adesso con degli L47 a fare un po' più di attenzione perché sono super riconoscibili, certo. Basta, il resto è tutto, ma anche i dischi sono dei giri stranissimi, che ci pensi, come arrivano in commercio, perché mi portano, a me hanno raccontato così, del Brasile in Perù, dal Perù tornano in Colombia, hanno dei problemi di esportarli direttamente in Colombia, mi dicevano per dei permessi, no? O a me hanno raccontato che c'è poi su quelle cose che
sì, lì va preso tutto. Esatto. Lì c'è uno che compra tutti i discus che vengono pescati, scende i livelli e poi il resto li mette in commercio. Come dicevo, per quello ad esempio si trova sempre più difficile trovare i discus belli che arrivano in commercio, non credo. Non so. Ci tengo con due cose. Primo, dai 5 membri in capo. Primo, è importante dirlo. Se è importante dirlo, è così. Secondo, il dottor Paolo Natale non è un contrabbandiere, ma ha avuto, così glielo chiamiamo, sulla gente che ci frequenta. Ok, è un nostro socio da tanti anni, è venuto anche da un'ultima conferenza anni fa, che la do io all'Amazzonia, che dove spiegavo ovviamente di, essendoci stato varie volte, anche di cibi di questo genere legati al pesca ornamentale, ma anche alimentare, perché le tilapie vengono utilizzate per sfamare il lago, di questo genere. E la tilapia in Brasile è vietata, però in Perù è consentita. Cioè, quindi capite com'è, però sappiamo anche di persone, di esploratori che giocano su questo fatto, sono ricercati in alcuni stati, ma in altri. Beh, io a Letizia ne ho incontrato uno molto famoso. Io l'ho incontrato a Bogotà. Eh beh, perché lui in Colombia può andare, in Brasile no. E ci siamo bevuti una birra a Letizia proprio. Io ne ho realizzato uno a Tabatinga. Chi è? Mo puoi fare il nome? Eh? Mo puoi fare il nome, dico, non c'è più? Quello che hai incontrato? Dico. No, no, cioè vivo c'è. In Belgio. La rapaina è per l'Amazzonia un po' come il merluzzo dei paesi del nord Europa. È un pesce che in un anno raggiunge 15 kg, ma può raggiungere i 250-300 kg. È purtroppo molto pescato, perché è facile da individuare anche dagli indios, perché viene su e respira, quindi si sente a 500 metri di distanza che c'è una rapaina, quindi è soggetto a sovrappesca. È in CITES, però lì viene consumato regolarmente, perché soprattutto le comunità indigene possono pescarlo. E adesso il Brasile si sta, ma tutti i paesi del Sud America, ma soprattutto il Brasile si sta insegnando molto sull'allevamento. Io ho avuto l'occasione, occupandomi di acquacoltura, di andare lì e di realizzare un piccolo allevamento, che non è difficile in realtà, perché sono stagni in terra in cui si mettono le coppie, hanno cure parentali. La cosa importante è rimuovere i piccoli e metterli altrove a crescere. In 3 mesi sono grandi così. Sì, sì. Della rapaina si usa tutto, le scaglie, la pelle, ci fanno le borse. L'olio. Ma infatti lo scopo del progettino che ho portato avanti era quello di produrre dei giovanili e distribuirli nelle comunità degli indios Chicunas di quell'area per farli crescere, anche perché loro, quando, come dicevi te, cresce il fiume, il pesce va nella foresta, la pesca diminuisce moltissimo. Avere un piccolo stagno in zona non ovviamente sondabile, per avere un po' di pesce, essendo facilmente alimentabile anche con pesce di scarto, che sono tutti i nostri pesci ornamentali, e cresce tantissimo. Allora, fondamentalmente per la carne, però anche del caimano c'è stata, tutte le varie specie di caimano c'è stata una sovrappesca incredibile. Nella zona di Tabatinga io ho conosciuto una persona che viveva di quello, per la pelle, ma caccia, si sono ridotte, si trovano ancora, però da Letizia bisogna risalire il Rio Javari per trovare delle popolazioni di caimani, però il Rio Javari è pericoloso, molto pericoloso, perché lì ci sono anche i pirati. Cioè, è un posto meraviglioso dove tornerò presto, però bisogna andarci con un certo armati, no, armati no, perché attenti, sapere cosa si può fare e cosa non si può fare. Va bene, grazie ancora Andrea. Pausa, se ti facciamo il cambio possiamo andare con